Si parla sempre di più delle taglie. Si parla dei nuovi imperatori. Il capitolo 1053 sarà l'ultimo capitolo prima della pausa e, viste le premesse, sarà un capitolo assolutamente sorprendente. Lo commenti anche tu. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale per questo nuovo video dedicato agli hint spoiler del capitolo 1053 di One Piece. Prima di cominciare iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere i prossimi video. Ragazzi, abbiamo raggiunto i 62.500, grazie davvero di cuore a tutti coloro che si sono iscritti, vi diamo il benvenuto, grazie mille ragazzi. E se non siete ancora iscritti, iscrivetevi ragazzi che raggiungiamo i 63.000, grazie. E ci ritroviamo qui a parlare degli indizi spoiler di quello che sarà anche l'ultimo capitolo della saga di Wano. Dopo 4 anni siamo arrivati a questo momento. Gli hint di cui stiamo per parlare circolano su Twitter. Il profilo francese One Piece Spoils ha scritto che secondo il leaker il capitolo 1053 sarà un capitolo epico. Un capitolo che merita come valutazione addirittura 10 su 10. E invece, riguardo alle taglie, dice che nessuna delle nuove taglie sarà superiore a quella di Big Mom o Kaido. Questi indizi dunque allontanano l'idea di vedere la taglia di Luffy sui 5 miliardi. Anzi, secondo sempre Leaker, la taglia di Luffy sarà compresa tra quella di Barbanera e Shanks. Quindi superiore a Barbanera, ma inferiore a quella di Shanks. Altre informazioni rivelano che le taglie di Law, Kid e Luffy supereranno i 2 miliardi. Shanks ha una taglia di 4 miliardi 48 milioni e 900 mila berry, mentre Barba Nera ce l'ha di 2 miliardi 247 milioni e 600 mila berry. Pensando a questo, quindi, dobbiamo credere che la taglia di Luffy sarà superiore ai 2 miliardi e 300 milioni, ma inferiore ai 4 miliardi. Mentre per quanto riguarda Law e Kid, potrebbe anche starci una taglia sì superiore ai 2 miliardi, ma non per forza superiore a quella di Barbanera. Per quanto riguarda Redon, ha condiviso questo hint. Vediamo la coda di Cell di Dragon Ball che assorbe qualcosa. A cosa potrebbe riferirsi, ragazzi? Molto enigmatico come hint spoiler, davvero difficile da interpretare, ma forse potrebbe riferirsi al potere di Toro Verde. Quindi voi cosa ne pensate? Scrivetecelo nei commenti. Viene anche rivelato che con il capitolo 1053 scopriremo finalmente il volto di Toro Verde. Oltre a tutto questo, Nico Robin trascriverà finalmente le informazioni del Road Poigne Griff. Tutto quindi converge in quello che dovrebbe essere il capitolo finale della saga di Wano. Un capitolo dunque epico. Ci aspettiamo informazioni davvero molto particolari, sia perché si chiude la saga, ma anche perché bisognerà poi attendere un mese per un nuovo capitolo. E quando poi questo capitolo sarà arrivato, comincerà il tanto atteso, ma anche temuto, arco finale di One Piece. Non siamo ancora pronti all'idea e speriamo davvero che questo arco finale duri davvero tanto. Dopo 25 anni, ragazzi, si comincia a chiudere il cerchio. Prima di concludere il video vi lasciamo con quest'ultimo hint spoiler. Vedendo questa immagine pensiamo subito a Kaido e Big Mom, ovvero alla loro uscita di scena totale. Ma in effetti King e Queen sono anche i sottoposti di Kaido. Potrebbe questo capitolo rivelarci che anche per loro è finita? Sicuramente questo capitolo ci darà una panoramica di ciò che è successo alla ciurma di Kaido. E con questo è tutto, se questo video vi è piaciuto mettete un bel like e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi contenuti su One Piece. Alla prossima, ragazzi!